Eccoci di nuovo in diretta, questo è Ciao Mamma, gli ultimi 30 minuti in compagnia di Andrea e Giorgia Costa. C'è un messaggio, visto che tu hai parlato molto bene delle strutture ospedaliere di Reggio Emilia, io sono una dipendente dell'ospedale di Parma, ma preferisco Guastalla e Montecchio, sono molto più gentili e puliti. Luisa si firma così da Parma. Dobbiamo prenderci con Pizzarotti? No. era una provocazione. Però a noi va bene se viene a Guastalla e Reggio, la signora, siamo contentissimi. Sì, tanto ognuno, cioè come funziona adesso? Che ognuno può andare nell'ospedale che vuole? Sì, assolutamente. Territorio nazionale o regionale? Sì, regionale, dopodiché nel caso in cui uno, io abito al confine con la Lombardia, facciamo finta che anziché venire a Reggio Emilia o a Guastalla vada al Carlo Poma a Mantova come ospedale, poi c'è un travaso di risorse tra la regione Emilia-Romagna e la Lombardia, cioè la regione Emilia-Romagna riconosce alla Lombardia i soldi che ha speso per curare me, che sono residente in Emilia. Sai perché a volte ci si lamenta delle cose che non vanno nella tua città, nella tua regione o nei prati di casa, e poi non ci si rende conto di quello che magari succede da altre parti, perché magari è ancora più. Ma me lo stai portando? Dov'è? Ma guarda qua, ma che carino. Mi usate come cavia. Mi usate come cavia? No, perché dopo torno da te. Allora, adesso facciamo uno scambio commerciale. Tu mi dai questa mazzancolle, ti prendi l'uovo, che così non ti ricordi. Okay. Prenditelo pure. Lo tieni là, l'uovo naturalmente dalla nostra Giorgia. Abbiamo una telefonata, io dopo vengo a aprire il vino. Intanto, massaggio, profumo è ottimo. Buongiorno, con chi parliamo? Sono Marino. Marino, non potevo. Marino, lo mangio alla tua salute, l'ha preparato il tuo sindaco, io lo mangio volentieri. Ecco. La prossima volta vieni con noi, Marino. Va bene, sindaco. Dimmi. Io sono molto contento. Ecco, ascolta. Dimmi. Io, ci siamo sentiti ieri. Sì. Lo sai che sono già venuti il 29? Ma lo so, si ricordava anche Fulvio. Lo so, l'abbiamo ricordato anche prima. Squisito. Io, in modo, la prossima volta ci sarò lì, in studio. Ti prendiamo con noi, Marino, stamattina sai che non riuscivamo perché poi dopo io devo andare a fare degli altri giri. Lo so. Ascolta. Dimmi, Marino. Io ti voglio fare due o tre domande al sindaco. Sono qua. Ascolta, la faccenda è centro sociale. Sì. Quando è che venite lì? Arriva subito dopo Pasqua, entro il mese di aprile spostiamo il centro sociale lì vicino alla casa di riposo, ormai i lavori sono finiti. Ecco, va bene, perché ci sono tante chiacchiere. No. Arriviamo dopo Pasqua, e aprile è un mese particolare perché c'è Pasqua, poi c'è il 23 che è festa perché è il patrono di Luzzara, poi il 25, il primo maggio, quindi insomma tra la fine del mese di aprile e i primi giorni di maggio spostiamo il centro sociale lì. Ecco, io voglio sapere perché a Luzzara è un paese morto, lo sai anche te. Mormora. Sto cercando di. Chiudono tutti i negozi, è un paese morto, io lo dico. A te, sindaco. Vabbè, ma insomma adesso io non lo so. Marino, lo so, ma non è che ci posso pretendere. Sai cosa c'è? Che tanti di noi luzzaresi, a partire anche da me, abbiamo la cattiva abitudine di andare a far spesa dalle altre parti. E dopo esatto, i negozi fanno fatica a starle, cioè. Esatto, come hai detto te il 29 quando io c'ero lì, sindaco. E infatti. Infatti. Marino, ti posso dire. Marino, aspetta un attimo, no, perché allora chiedi udienza al sindaco per i problemi specifici, magari. Lo ricevi e gli Alla grande, tutti alla grande. Se no andiamo avanti, non abbiamo tempo qua di stare a rispondere a tutte le problematiche di Luzzara, hai capito, Marino? Marino, comunque, intanto buona Pasqua! Anche te! Ciao anche Marino! Un abbraccione! Anche perché io devo aprire. Questo è un nettare, credetemi, è l'800 rosa. Dopo i fasti che abbiamo decantato per tante volte dell'800 nero, qua adesso abbiamo l'800 rosa. L'800 rosa, vino delle cantine riunite, e naturalmente un lambrusco dell'Emilia, della cantina di Albinea Canali. Io tutte le volte che passo ad Albinea Canali, io non so se ci sia un ristorante o cosa, vedo sempre un sacco di macchine anche di sera. E cioè, quindi magari lì è un punto d'incontro, non c'è gente che va a acquistare vino. So che c'è, mi hanno detto che c'è un ristorante e naturalmente serviranno questi ottimi vini della cantina Albinea Canali. In particolare, visto che oggi abbiamo del gran pesce,
ci andiamo ad aprire questo 800 rosa proprio perché Pasqua. La Pasqua merita un vino delizioso. Apro questa bottiglia con la speranza che anche al nostro sindaco possa essere gradito, mentre lui sta cuocendo questo trancio. Cioè, questo, vedi, lo cuoce a modo della Fiorentina. Sì, sì, sì. Perché va sì. Cotta anche i lati. Sì, sì, assolutamente. Allora, questo trancio di tonno solo con semi di sesamo. Semi di sesamo, l'abbiamo chiesto alto apposta, perché poi dopo lo tagliamo e viene presentato come una tagliata di carne. Quindi dentro resterà anche abbastanza rosso, però il tonno è un pesce che si presta a essere mangiato anche crudo. È vero, per cui la cosa particolare è che lo serviamo accompagnandolo con dell'aceto balsamico. E uno dice, ma il pesce è aceto balsamico. Infatti. Invece con la mediazione dei semi di sesamo è un abbinamento che risulta assolutamente interessante. L'altezza è giusta? È perfetta. L'ho chiesto stamattina perché quando tu mi hai scritto un trancio di tonno piuttosto alto, lui mi ha detto un trancio di tonno normale, se glielo chiedo l'altro, era più basso, però noi l'abbiamo fatto più alto, così, cioè se era piccolo non andava bene, se era più grosso magari si risolveva lo stesso problema, ed è quello che abbiamo fatto. Quindi adesso sarà 3-4 centimetri? Sì, assolutamente. 3-4 centimetri. Perfetto, secondo allora... dobbiamo scolare la pasta. Sì, infatti è... Ah, perché hai messo il timer nell'iPad? Sì. Ah, tecnologici sì. Da morire. No, vado di là, Gio, vado di là. Se sì, ci scusate, noi andiamo a scolare la pasta. Certo, allora, tu vai a scolare la pasta con Giorgia. Vabbè, qui. Sì? Questo. Abbiamo lo scolare la pasta. Vai. Già pronto. Vai tu? Sì. Tenta non bruciarti, no, no, beh, ma ci vado io. Ah, ci vai tu. Allora, ci vanno tutti e due. Io ne approfitto, allora, per aprire e decantare le lodi di questo 800 rosa. È un vino che vi consigliamo assolutamente, anche perché... c'è un discorso da fare. Per anni vi siete abituati al prosecco e anche le cantine riunite producono un prosecco attraverso le cantine maschio di gran livello, però sapete, ogni tanto vale la pena di cambiare gusti e sapori. Il rosato ottenuto da uve di Lambrusco ha una sua, non dico solo dignità, ma una sua consistenza, una sua particolarità che si adatta, credo, a molti. A molti e si abbina a molti alimenti, soprattutto come quando vi fate lo spritz, molti usano lo spritz e adesso usano il rosato, oppure quando lo bevete come antipasto, come vino d'assaggio, perché non è particolarmente alcolico, ha solo i suoi 11 gradi, a differenza dei prosecchi che magari raggiungono i 12,5 o qualcosa di più, quindi io lo bevo alla vostra salute, aspettando naturalmente il brindisi che farò con il signor sindaco di Luzzara, suppongo di fare la stessa cosa quando arriverà un'altra autorità martedì prossimo. Ti va di sorseggiare un goccio? Tutto. Mi piacerebbe avere una Coca-Cola per Giorgia. Già, ma non ce l'ho. Cosa ti bevi? Un goccio d'acqua tu, Giorgia? Cosa c'è qui? Non c'è per caso? No, non c'è nulla. Non c'è nulla che possa... bicchiere di latte, ma non è il massimo della vita. Allora, abbiamo scolato gli spaghetti. A pizzichi. Abbiamo usato spaghetti fior fiore che sono di grano duro e naturalmente hanno una qualità decisamente superiore, sono sempre prodotti da Coop, costano un attimo di più, li hai usati al dente, quanto li hai tenuti di cottura? 10 minuti. Quanto c'era scritto sulla scatola? 10 minuti. Allora magari andavano bene 9 per farli un po' più al dente. Vai. Però non vanno giù di così. Ah, ci aggiungi il prezzemolo un po' alla volta mentre li mischi per uniformare. Vai. Vai pure. Classico spaghetto alle vongole che magari quando andate nei ristoranti è uno dei piatti che sono tra i più richiesti. Ancora prezzemolo? Sì. Abbondante. Non è il tonno. Il tonno devi girarlo. Poi tirarlo giù. Ah, ok. Cioè, quindi diventa una ma neanche una media cottura, una scarsa cottura, sì, non mi sbaglio. Esattamente. Cioè dentro sarà ancora molto rosa. Sì. In mezzo alla misticanza di verdura. Adesso lo tagliamo poi. Beh, insomma, vedo che il prezzemolo non è risparmiato. Oh no. Deve essere così, per dargli un po' di sapore. Sai che ci sporchiamo con gli spaghetti? Sicuro che ci sporchiamo con gli spaghetti. Lo so, infatti io non c'è giorno che appena arrivi a casa mia moglie mi dica guarda che oggi ti sei sporcato. Ma certo, stando in piedi.
Però vedi, le donne, magari adesso non lo diciamo perché c'è Giorgia, non siamo del parere che le donne, lo dico sottovoce, oggi sento, non stare a casa, accudire i bambini, lavare le camicie, fare cosa. Oh, per carità! Anche per un modo di dire. E sono i discorsi da maschilista. Vado? Cosa manca? Perfetto. Cosa manca? Non manca niente, va bene così. Buoni così, giusti. Un po' d'olio magari alla fine, ci potrebbe stare? Sì, un goccio di sale, un pizzico di sale. Anche di sale, certo. Allora, brindiamo alla salute del comune di Ozzara, del tuo partito e soprattutto per la buona Pasqua a tutti voi, cari amici ascoltatori. Come ti sembra sto rosato? Buono, eh? Molto buono, molto, esatto. Molto buono. Come questi spaghetti, dimmi tu, la vongola. Buona. Buona, buona. Ci vogliamo, allora, un pizzico di sale in più sulla pasta. Sì, però vedi, lo sostengo tutti i giorni, quando ci troviamo a che fare con piatti che sono scarsamente salati, io sostengo che per i miei gusti va bene così. Goccino d'olio, non ce lo mettiamo? Posso mettercelo io? Assolutamente. Un goccino d'olio. Ecco, così. Provo a mischiare così, mischi ancora. Gli diamo quel tocco in più di sapore di olio e magari evitiamo di metterci del sale. Adesso mi fai una cosa, Giorgia? Ti do un piatto. L'avevo già preso. Ah, l'avevi già preso? No, da impiattare a far vedere. Dai, ne prendiamo uno un po' più... un po' più bello, dai, questo bianco grande, eh? Ok. Mettili qua, che facciamo vedere come si preparano ad hoc degli spaghetti alle vongole veraci. Di origine, la vongola verace avrà un, lo spaghetto alla vongola verace avrà un'origine magari napoletana, suppongo. Può essere. Verace. Ecco, ecco, guardiamo questa operazione, perché in effetti, come tu hai sostenuto prima, abbinare dell'aceto a del tonno può essere un'operazione che altera un po' troppi sapori. Tu hai usato un balsamico di quelli belli stagionati, sì, belli dolci? Sì. Ecco, quindi magari questo influisce meno sulla, sull'acidità del tonno. Preso a Scandiano, cioè non è che sono andato a prenderlo, non sono esterofilo sull'aceto. Sì, anche perché c'è anche il labrusco. L'aceto ad hoc reggiano. No, non troppi spaghetti, mettiamo più vongole magari. Adesso prendiamo un po' di vongole che la abbelliamo. Solo vongole. Solo vongole. Ragazzi, ma sei un artista, Giorgia. Ma sto guardandoti anche nell'impiattare. Nell'impiattare sei bravissima. Tu li guardi in TV i programmi di cucina? No. No? No, sei sicura che non guardi MasterChef? Quello è la mamma che li registra e li guarda lì. Ah, ecco. E intanto che ci sei, butti l'occhio anche te, va là. No, ma di solito non tanto. Beh, guarda che adesso, a parte gli scherzi, io, sai, non sono un cuoco, non sono bravo come te, io sono bravo coi piedi sotto al tavolo, però guardando questi programmi magari uno impara delle cose ed è giusto farlo perché magari ti possono servire. Beh, questo, grazie, quando vedo una cosa, aio, olio, per esempio, spaghetto bianco così, vedi, senza tanti, perché noi siamo abituati ai sapori dei vari ragù, vero? Quelli di carne. Lo mettiamo lì davanti, fai pure il giro se non ci arrivi, fallo pure tu. E io adesso, cara Giorgia, per non sapere come si dice né leggere né scrivere, perché questa è proprio una cosa che vuole, ne assaggio un altro po', e poi lasciamo anche per i nostri taxi. Andiamo a fare il riepilogo della situazione, lo facciamo fare a Giorgia. Ah, mi fai sentire il trancio di tonno. Allora, cottura. Posso venirti vicino, Luca? Ti faccio vedere la cottura perché questo è fondamentale. È giusto così, deve essere? Sì, sì. Ecco, allora, la cottura di questo trancio di tonno non deve restare in fuoco finita perché all'interno, come vedete, deve rimanere il colore originale del tonno. Cotto più nella parte esterna, quindi questo lo potremmo definire una media cottura, giusto? È una media cottura questa? Sì. È una media cottura, perfetto. Quindi questo tonno con semi di sesamo impanato, dopo lo spiegheremo, e poi con un'aggiunta di aceto balsamico.
Sì, hai ragione. L'aceto non influisce più di tanto, anche perché i chiodi di sesamo, i semi di sesamo gli danno un... Ma carino. È molto bello da vedere. Un bambino che non mangia pesci, gli dici che carne, ci casca e mangia anche il tonno. Sì, considerando... Andiamo a fare i conti in tasca ai nostri. Allora, sì. Il problema... No, ci tengo a sottolinearlo perché... Dipende dai periodi di cattura. In questo momento il tonno viaggia intorno ai 40 euro al chilo. Occio! Mentre magari una bistecca, una fiorentina ne costa un po' meno. Dipende dai periodi, il prezzo del tonno è molto variabile, quindi magari scegliete il periodo in cui magari c'è pesca, c'è abbondanza di tonno, quindi costa molto meno. Se, sì, va bene farlo mangiare perché ai bambini, però evidentemente dovete fare anche conti in tasca, questo noi lo segnaliamo sempre, è giusto. Perché magari dopo vi trovate con la sorpresa che andate ad acquistare del tonno, ormai l'avete ordinato, magari chiedete prima quanto costa il tonno, perché è tonno pregiato, è pinna gialla questo. È molto buono. Quindi siamo al top, evidentemente, ma ormai nei negozi si trova solo quello. E poi si sente che è fresco. Appunto, ho visto tagliato io questa mattina. Intanto noi ci sbaffiamo un po' di spaghetti perché la Giorgia adesso comincia a farci il riepilogo della situazione. Da dove vuoi? Bevi un goccio di vino? Sì, un goccino, cioè questo non fa male, è poco alcolico. A proposito di camicia, normale, è olio quello? È olio. Ai ai ai, signora Costa, quando arriva a casa le toccherà lavorare. Anche i semi di sesamo li mangi così? Tu hai un... No, ti voglio fare una domanda. Tu vedo che in cucina te accavi... Riesci a riconoscere i sapori? Sì. Cioè, ti ho mai fatto dei test mettendovi davanti un piatto e scoprire che cosa... No, però... Perché secondo me tu hai le qualità per diventare una grande chef, ricordando che a MasterChef dalla prossima stagione non solo uomini, ma ci sarà anche una chef donna. Ah sì? Sì. In giuria? In giuria, perché Gracco se ne va nei suoi ristoranti, ha aperto i ristoranti particolari, quindi non ci sarà più. Ci saranno Bastianic, Barbieri e naturalmente Cannavacciuolo e una donna. Prossima edizione di MasterChef. Quindi ti piacerebbe intraprendere una carriera da cuoca? No, preferisci qualcos'altro? No, cioè, classica domanda, cosa vuoi fare da grande? Allora, il cuoco mi piace, però mi piace di più cucinare bene a casa ma non farlo di lavoro. E di lavoro vorrei fare la politica. Beh, vabbè, segui le orme del papà, è normale. Un lavoro a caso, il sindaco di Zara. Vuoi fare adesso? Beh, sì, può succedere. Ti ricordi di qualche episodio di figli che siano subentrati ai genitori nell'essere sindaco? Oh, succede, come succede tra gli avvocati, tra i notai, normale, tra i commercialisti, tra i medici. Cioè, io ricordo che quando lavoravo nel mio giornale, collaboravamo con altri quotidiani, mi capitava di incontrare il figlio del direttore che lavorava nello stesso giornale. Capita un po' dappertutto, ma è abbastanza naturale, sono inclinazioni anche... Crescono in mezzo a situazioni di questo tipo. Ma io sono convinto che qualsiasi cosa farà la Giorgia da grande la farà bene. Sono convinto anch'io. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno! Pare che non sia d'accordo il nostro... È una ragazzina che è favolosa! È vero! È favolosa! Guarda, è bravissima! Io vi faccio tanti auguri di buona Pasqua a tutti e complimenti perché deve essere buona quella roba lì! Molto buona! Guarda, sono qua... Sì. Lorettino, io non riesco a trattenermi, siamo qua che parliamo. Sono solo insipidi gli spaghetti. No, va bene così. Ecco, quindi... bravo. Vabbè, no, mangia che io sento il sapore. Ecco, esatto, senti il sapore, te lo immagini. Auguri a tutti, eh. Grazie, altrettanto. Grazie, signora. Lorettina da Modena. Allora, facciamo il riepilogo della situazione. Che cosa? Da dove vuoi cominciare? Spaghetti alle vongole, allora, eccoli qua, sono già inquadrati, quindi spaghetti alle vongole, come abbiamo fatto a prepararli? Io intanto li assaggio, che così ancora continuo. Abbiamo fatto aprire le vongole in padella con dell'acqua, abbiamo tenuto l'acqua e una volta aperte le abbiamo messe in una padella dove precedentemente avevamo già scaldato olio e con un po' di aglio. E le abbiamo messe inserendo l'acqua che avevamo usato prima per farle aprire. E quando è evaporata l'acqua abbiamo sfumato con il vino. E
col vino bianco abbiamo fatto cuocere gli spaghetti e uniti. E passiamo all'antipasto che sono le manzancolle in gabbia. E manzancolle in gabbia, perché in effetti sì, sembrano dentro una rete in gabbia, è vero. Abbiamo pulito le manzancolle, infilate negli stuzzicadenti. No, prima però mi devi tornare a dire cosa hai fatto. Quando le hai aperte, le hai pulite, che cosa hai fatto? Hai tirato via la... Cacca. Cacca, giusto. Cioè, quello che va detto, va detto. Abbiamo messo in ammollo i vermicelli di pasta di riso nell'acqua calda per farli diventare più... Ecco, vogliamo farli vedere? Scusa un attimo, Giorgio, perché magari... Questa è una cosa che io non avevo mai visto. Li posso mettere qua di fianco? Sì, sì. Se riesci ad inquadrarli... Stefano, perché questi sono gli spaghetti così come si trovano originariamente. Prima c'è questo procedimento che tu dicevi di fare, di metterli in acqua in ammollo, insomma. E che poi diventano mollicci e si arrotolano e si friggono. Come se fosse uno spago. Esatto. Esatto. E poi per la tagliata di tonno abbiamo preso appunto la tagliata impanata nei semi di sesamo senza niente e cotta in un goccio d'olio e adagiata su un letto di... Misticanza. Allora, io ti prego un attimo, prima, visto che abbiamo ancora 9 minuti, mi sono dimenticato di leggere una cosa. Se mi porti il computer, per cortesia, grazie, perché devo leggere quello che è il programma dei Circoli Arci per il fine settimana, cioè la settimana di Pasqua. Non ho avuto modo di leggerlo, ti ringrazio. Vieni pure, grazie al nostro Luca Fonaciari, che questa mattina... è stato mandato alla voglia. Continua a pizzicare, tu? Devo assaggiare. Devi assaggiare, giusto, giusto. Allora, dopo ci andremo ad assaggiare ancora altre cose perché voglio risentire quel tonno perché è veramente una bella idea. Vi voglio parlare di quello che succede nei Circoli Arci, in particolare la Circo Arci Bocciofila, Sala 2000 a Campagnolo Emilia. Si ballerà domani sera, sabato 15 aprile, con Cici Condor, mentre al Pigalle si riprenderà lunedì. Ricordate, al Pigalle non si balla né domani. Né domenica, al Pigalle si balla lunedì e sarete insieme all'orchestra di Gianluca Berardi. Sabato 15 aprile invece all'Arci di Castellarano si balla con Giovanni e Donatella, si ballerà anche il 17 di aprile con i Gigolò, tutto questo a Castellarano. Ricordiamo anche il Rondò a Cavazzoli domani sera, 15 aprile con Edmondo Comandini, gli amanti di Edmondo domani sera potranno andare al Rondò, lunedì 17 invece insieme ad Andrea Bende. Andiamo a vedere anche che cosa succede al Manhattan, Circolo Arci Obiettivo Danza, perché questa sera in via Monti Orali, appunto questa sera venerdì, si balla con Claudia Band. Al Quadrifoglio, al Dribbling, siamo a Prato di Correggio, domani sera con Roselle Marco, mentre al Circolo Arci Bismantova Catellani si riprenderà lunedì pomeriggio e sera appunto con Gianluca Berardi. Ricordiamo anche il Circolo Arci Estense, domenica 16 aprile, quindi si balla la sera di Pasqua a San Martino in Rio con Patrizia Ceccarelli. E qui abbiamo concluso, possiamo chiudere il nostro computer, come vedi tutti i tecnologici, il papà che gira col telefonino, tu con l'iPad, qua con il nostro computer, tecnologia, cosa ce l'ha il telefonino lei? No, assolutamente no, e non lo chiede neanche. È una ragazzina con giudizio. E l'iPad lo usa per? Giocare. Ah, per giocare? Che giochi? Dai, dimmi un nome del gioco che fa su iPad. Candy Crush. Ah, a che livello sei arrivato? Dio. Ci guardiamo. Candy Crush che ci giocate in tanti, lo so. Livello, andiamo a vedere il livello di Candy Crush. Adesso si apre il... Puoi metterlo anche la telecamera dell'altro che quadra questo formato, questo colore arancione che tutti conoscono, è vero? Lo sapevi che la glassa può avere tanti strati? Preparati per la delizia suprema. Se siete stanca, ecco, in quanti di voi, voglio saperlo, giocate a Candy Crush, livello? Andiamo a vedere qual è il livello? 123. No, però è brava perché non mi ha ancora chiesto il cellulare. Non va a navigare su internet cose particolari, non vuole avere Facebook ancora, perché attenzione, sono strumenti bellissimi, ma i ragazzini vanno affiancati quando glieli facciamo utilizzare. Vanno usati con giudizio. Perché c'è il rischio che trovino dei coglioni in giro e quindi bisogna stargli vicino.
Allora, caro sindaco e cara... Ah, ma mangio pure, non è problema. Guarda che qua siamo in casa, non devi avere vergogna di mangiare anche quando siamo in diretta. Mancano 5 minuti e termina la nostra trasmissione, allora vorrei concludere. Tu sei politico, quindi fai un discorso finale perché siamo alla vigilia di Pasqua, perché che cosa succede? Si arriva a Natale, tu sei venuto sotto le feste, abbiamo detto, vabbè, prossimo appuntamento sarà Pasqua. Quando arriva la Pasqua tu pensi già all'estate ed è un attimo che torna a venire il Natale 2017. Quindi le stagioni hanno il loro percorso e naturalmente dopo qualche mese le cose cambiano e magari il discorso, l'invito che tu devi fare non solo a tutti i tuoi concittadini ma anche a quelli che ci ascoltano, magari si cambia un po' il registro perché le cose sono cambiate. Siamo al 14 di aprile 2017, il sindaco di Luzzara, nonché segretario del PD, cosa può dire a chi, a tutti coloro che ti stanno ascoltando? Provando a essere minimamente seri, nonostante le patacche di unto sulla camicia. È il bello questo, perché i politici devono essere proprio natur, secondo me. Siccome ne abbiamo raccontato all'inizio della trasmissione stamattina, c'è un vento in giro per il mondo, no? Un pochino strano, la voglia di chiudersi, il bisogno di sentirsi protetti e quindi di rispondere agli inviti di chi usa parole d'ordine molto forti che poi non seguiranno mai i fatti perché sono balle colossali. Siccome c'è in giro un clima di sfiducia verso le istituzioni e la politica che rischia di farci credere che le soluzioni siano quelle brevi e affidarci all'uomo forte che magari ci fa rinunciare un po' delle nostre libertà ma in cambio ci protegge. Ecco, io l'invito che faccio invece è questo, a continuare a usare il nostro cervello, a distinguere bene tra le balle che girano in giro per il mondo e la realtà dei fatti, a segnalare le cose quando non funzionano ma non farci prendere per il naso quando qualcuno ci racconta che non c'è mai niente che funziona, perché ci sono delle cose che funzionano. Allora a tutti quanti, soprattutto i più giovani, magari i ragazzi che sono a casa in vacanza in questi giorni, dico questo: fate quello che volete, impegnatevi in quello che volete, che sia lo studio, il lavoro, la passione civica, dentro un'associazione, quello che volete, ma fatelo non per rabbia, non per protesta contro qualcuno, ma per passione, perché vi siete innamorati di un progetto, di un'idea e volete metterla in pratica. Fatevi, credete in quello che fate, innamoratevi delle cose, muovetevi e datevi da fare per amore e non per rabbia. E non credete quando vi dicono che è tutto corrotto e tutto sbagliato, perché non è mica vero. Ve lo racconta chi vuole mettervi da parte, dirvi guarda non funziona niente, lascia che ci pensi io, non è mica giusta quella strada lì. Discorso assolutamente da condividere. Invece Giorgia, visto che da grande vuoi fare la politica, tuo padre ha fatto un discorso non solo politico, perché delle volte i politici parlano e non si capisce quello che dicono. Lui si è capito chiaramente quello che voleva dire. Per la scuola, cosa vorresti dire? Fai conto di avere una platea che ti sta ascoltando, un messaggio tuo personale che vuoi dire a chi ti sta ascoltando, visto che è Pasqua, visto che sei in vacanza, non so, quello che ti viene in mente. Innanzitutto buona Pasqua a tutti e spero che ognuno viva la Pasqua nel modo che lo rende più felice e che ognuno viva questo momento come un momento speciale, un momento della Pasqua. È un augurio perfetto, Giorgio. Da una bambina, da una ragazzina ormai come te, non potevo aspettarmi di meglio, quasi. Quasi mi commuovo, perché sentire creature così... Vieni qua. No, davvero, non sto scherzando, davvero, non lo sto dicendo, veramente. Ho sentito lo stato d'animo, quanti anni hai? 11. Cioè, ragazzi, immaginate, 11 anni, persone che, insomma, vi stanno dedicando il loro tempo per dirvi dei messaggi di pace e d'amore. Credo che sia il messaggio più bello che si possa dare in un mondo che, come stava dicendo prima Andrea, è un po' malandato, no? Cerchiamo di migliorarlo e tocca proprio loro migliorarlo per i prossimi anni. E se crescono tutti così, credo che riusciranno a farlo. Noi te lo auguriamo veramente di cuore, cara Giorgia, come auguro buona Pasqua e soprattutto tanti auguri a te, caro Andrea, perché insomma credo che tu te lo meriti, che abbia tutte le possibilità da politico di dare una svolta a questo paese, perché ne ha veramente bisogno. Grazie Fulvio. Auguri di buona Pasqua. Giorgia, mi raccomando, quando torni a scuola e quando vai a casa,
devi fare così, numero uno, perché veramente oggi sei stata grande. Grazie di cuore, grazie a Luca Fornaciari, a Stefano Rovacchi, a Cinzia Gattini, a tutto lo staff di Telereggio, quale, vero, ci associamo tutti per augurare, fare tanti auguri di buona Pasqua. Ci rivediamo in diretta martedì 18, buona giornata a tutti voi, buon venerdì santo.